Buonasera, buonasera a voi. Allora, stamane, come faccio tutti i giorni, mi sono ascoltato la zuppa di Porro, questa rubrica da parte del giornalista di Mediaset Nicola Porro, che commenta i giornali italiani. Ora, durante questo suo intervento, dove ha avuto modo di commentare i titoli dei vari giornali, sottolineando ad esempio ancora una volta un attacco da parte di Giannini del giornale La Stampa nei confronti di Giorgia Meloni, che è stata così equiparata a questo sciamano che si è presentato in Campidoglio. Sappiamo, conosciamo ormai da anni questo comportamento, atteggiamento da parte di Giannini, che oserei dire è più che altro una strategia. Lo abbiamo visto da sempre, secondo questi sinistrosi globalisti, quando il centrodestra va al governo, secondo queste persone non avrebbe diritto di andarci. Non dovrebbe poter andare al governo perché siamo fascisti, razzisti ed intolleranti. Però durante questa zuppa di Porro, a un certo punto, così sono sobbalzato sulla sedia per un intervento che lui ha fatto. Quando a un certo punto è venuto fuori il discorso che lui ovviamente non poteva avere lo stesso atteggiamento, fare alla stessa maniera i commenti che fa sul suo canale, nella trasmissione che conduce su Mediaset lunedì sera. Perché ha concluso, questo intervento dicendo che, gli ospiti devono essere trattati bene, non si può avere quel comportamento nei confronti degli ospiti. Caro Nicola Porro, io ormai ho una certa età, ma anche i miei amici che mi ascoltano sanno invece perfettamente come stanno le cose e sono assolutamente convinto che quando leggerò i loro, come sempre, numerosissimi commenti, questa volta posso essere abbastanza sicuro che saranno della mia opinione. No, caro Porro, questa è una bugia, non è questa la ragione. La ragione è un'altra, che se tu dovessi avere gli atteggiamenti che hai sul tuo canale YouTube, se tu dovessi dire le stesse identiche cose che dici tutti i giorni sul tuo canale, dopo un secondo il cavalier Silvio Berlusconi ti darebbe il ben servito. Quindi tu stai semplicemente, per carità, legittimamente salvaguardando il tuo posto di lavoro e il tuo stipendio, ma non venire a raccontarci la barzelletta che lo fai perché nei confronti degli ospiti bisogna avere un atteggiamento corretto e non aggressivo. Perché vedi, caro Porro, gli altri non lo fanno mica così. Credo che tu qualche volta sia capitato in una trasmissione di Lilli Gruber, oppure tu abbia avuto modo di vedere ed ascoltare 8 e mezzo condotto da Lilli Gruber. Ti posso assicurare che l'aggressività da parte di questa signora, le scorrettezze da parte di questa signora, il linguaggio da parte di questa signora è assolutamente aggressivo, insopportabile. Un atteggiamento totalmente diverso. E quindi, siccome, caro Nicola Porro, forse, non ci siamo resi tutti conto, che siamo in una guerra e la guerra non si conduce più come tanti anni fa, con le armi, con i cannoni, ma la guerra viene fatta anche e soprattutto in questa maniera, attraverso l'informazione, che abbiamo sempre sottolineato essere il quinto potere. E allora,
Com'è possibile quando dall'altra parte ci sono tutti i giorni delle aggressioni verbali nei confronti dei leader politici del centrodestra e ho appena citato Giannini, ma appunto anche la stessa Lili Gruber, per non parlare del campione dei campioni Marco Travaglio. E soprattutto, ripeto Nicola, non raccontarci le bugie, perché siamo tutti grandi e vaccinati e sappiamo perfettamente perché tu non puoi avere l'atteggiamento che hai sul tuo canale nella trasmissione che conduci il lunedì sera. Ora, stavo dicendo, siamo in una guerra e guardate che ultimamente l'unica giornalista che devo dire veramente ha dimostrato di avere coraggio, di avere gli attributi, è Maria Giovanna Maglie, che mercoledì sera 6 gennaio, dopo quello che era successo al Campidoglio, a Washington, è stata l'unica a spiegare esattamente le ragioni, a dire la verità, come stavano le cose, giustamente a non flagellare Donald Trump, perché assolutamente non era il caso, come invece hanno fatto tutti quanti e soprattutto vergognosamente chi dovrebbe essere, almeno come televisione, dalla parte più del centrodestra, perché è giusto che ci sia una pluralità di informazione. Se c'è la 7, se c'è la Rai 3, sarebbe giusto che dall'altra parte, come era stato in passato, ci siano le televisioni di Mediaset che sono più orientate come pensiero politico dalla parte del centrodestra. Invece ormai abbiamo una capopopolo della sinistra che è la signora Palombelli. Quindi capite, non siamo neanche più rappresentati da un punto di vista dell'informazione. Se poi quelli che dovrebbero rappresentarci hanno veramente un atteggiamento molto pacato, molto soft, che andrebbe bene se non fossimo in guerra, allora potrebbe essere ragionevole dire: io non voglio comportarmi come gli altri, voglio comportarmi in maniera corretta. Ma caro Porro, caro Sallusti, caro Del Debbio, siamo in guerra. E quindi questi sinistrosi, voi che avete la possibilità, vanno attaccate quando soprattutto dicono certe cose che sono inaccettabili per noi liberali. Questa è la realtà. Questo è esattamente quello che sta succedendo e invece non dovrebbe succedere. Con questa riflessione di questa sera io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.